è finalmente una realtà, la Casa della Musica di Arezzo, nata nel Palazzo di Fraternita in Piazza Grande grazie alla collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole. Qui sarà possibile fare alta formazione, ma ci saranno percorsi dedicati anche agli studenti e ai bambini. Nasce per fare sponda e filiera con il liceo musicale, quindi non andare a interferenze, ma anzi potenziare insieme a loro il percorso musicale che magari porta proprio al liceo musicale e poi all'alta formazione. Naturalmente poi nasce come una sorta, dico sempre, di area 51, di luogo di sperimentazione, di cose che non facciamo nemmeno a Fiesole. Quindi tutto quello che sono le neuroscienze, la didattica innovativa per l'infanzia, la musica e la disabilità. Insomma, questa è un'area 51 che, a differenza di quella famosa in Texas, è un'area 51 aperta. È aperta anche ai contributi di tutti. Ad un anno esatto dalla inaugurazione del Teatro Petrarca, Arezzo, che ha dato i natali a Guido Monaco, inventore della moderna scrittura musicale, si consacra definitivamente città della musica. Città che non possiamo che declinare da oggi come città della musica, con ancora più forza, ancora più convinzione. La città che è patria di Guido d'Arezzo, che ha inventato il pentagramma, le sette note, oggi ha una sua casa, che è la Casa della Musica.